Docker permette la virtualizzazione di altri sistemi operativi tramite l'uso di container. Un hypervisor, invece, come VirtualBox, è un software che viene installato parallelamente alla macchina virtuale. Infatti, si dice che Docker sia più vicino al metallo, e il che gli garantisce di avere prestazioni superiori. Il problema è che fare amministrazione di sistema con Docker è più complicato, dal momento che viene fatto tutto da linea di comando. Vedremo perché prima della fine del video. Il vantaggio di Docker: non importa dove è installato Docker, su quale sistema operativo, bastano due comandi e nel giro di un paio di minuti avrai la copia identica del tuo ambiente virtuale se hai caricato l'immagine su Docker Hub, che vedremo sempre in questo video. Troppo bello per essere vero? C'è un motivo se è diventato così popolare, ma c'è anche una curva di apprendimento che ti aiuterò ad appiattire. Almeno ci proviamo. Ok, come primissima cosa possiamo sicuramente andare sul sito di Docker e scaricarlo per Windows o Mac, se è un Mac, o su Linux. Creiamo sul desktop. Ci vorrà un po', su 470 MB. Ok, finito l'installer, avviamolo. Yes. E infine, dopo aver completato l'installazione, dovremo ovviamente riavviare il sistema perché ricordiamo che siamo su Windows. Ok, riavviato il computer, dobbiamo accettare il service agreement. E poi, se vogliamo essere anche in grado di scaricare le immagini da Docker Hub, dovremmo creare un account su Docker, su hub.docker.com. Yes. Non serve visitare il sito internet perché la piattaforma in locale ci porterà direttamente l'autenticazione sul sito, con la versione web. È giusto per mostrarlo. Quindi facciamo sign in. Come vedi, ci riporta direttamente sul sito web. Sono collegate le due cose. Ok, mi chiede la password senza che ci sia la password. Ah, adesso è comparso. Era un po' lento internet. Poi dice che uno si avvelena. Sign in di nuovo. Wow, fatto bene. Sign in. Ah, ok, bene. Funziona molto bene. What's your role? Other. Others. IRS. Primary Security. Ok. L'engine è stopped. Io non so perché ogni volta che reinstalli un software con una versione moderna c'è una bug diversa. Sempre. Sempre. Cioè, non c'è un modo per fare un software che funzioni dalla prima volta che lo avvii. Non c'è un modo. No? Sempre su Windows, poi, tra l'altro, su Linux non ci sono mai questi problemi, nemmeno su Mac. Io faccio le cose su Windows perché le persone si approcciano per la prima volta a queste cose. E è proprio questo il problema di Windows. Installa avanti, 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 avanti e pensi che hai risolto. Ma dal punto di vista dell'amministrazione di sistema, non c'hai la mezza idea di quanto rompe i marroni Windows. Roba del tipo che intere infrastrutture cadono semplicemente perché Windows Update deve riaggiornarsi. No? Oppure si blocca nel ciclo di aggiornamento. Tutti i problemi e le bug che tu trovi, no? Su Windows, per casa, stanno anche sui server che gestiscono alberghi, ospedali e via dicendo. C'è gente che usa Windows per gestire infrastruttura informatica degli ospedali. Quante volte ho dovuto fare questa cosa su Mac nell'ultimo anno? Zero. Ho installato Docker Desktop sul Mac, M1 tra l'altro, nuovo processore. Non mi ha dato mai alcun tipo di problema. Riproviamoci. Magari.
troubleshooting, perché ovviamente non ci possiamo aspettare che le cose funzionino, no? Non appena proviamo a usarle. Ma io non ho avuto problemi. Sai quante persone ho conosciuto nella vita mia? No, ma io non ho avuto problemi. Poi passa una settimana e c'hanno un problema esattamente una settimana dopo, rivelandosi dei completi. Sai quante volte è successo? Andiamo services. MSC. E cerchiamo Docker. Docker Desktop Service, che a quanto pare è manuale, però non viene avviato quando viene avviato il programma, cosa che dovrebbe accadere in via tutta automatica. Quindi start. Va. Running. Dice che è running, ma qui dice che è stopped. Ok. Amministratore, run as administrator, yes. Docker, meno meno. Meno meno, help. Anzi, version. Lo leggi da qua? Sì, bene. Allora. Ok, ho provato a scaricare l'immagine, si è bloccato il computer, mi è andato in kernel panic, ho dovuto riavviarlo in una maniera forzata. Ctrl Shift invio per avviarlo come amministratore. Sinistra invio. Sembrava così e basta. Docker, pull, si topia. Beh, non è interessante il canale, no? Non faccio vedere che le cose funzionano tutte bene. Faccio vedere l'informatica per quello che è. Cioè, non funziona mai un c***o. No? L'informatica è sempre così. Non funziona mai niente. Niente. Ok, ci dice che c'è dei problemi con WSL, che è il Windows Subsystem di Linux. Cioè, ma installarlo direttamente su Linux? No, eh. Io credo che nel giro dei prossimi 6 mesi, un anno, abbandonerò Windows del tutto. Ctrl Shift invio. Lancialo come amministratore. Quindi proviamo a installare Ubuntu, magari gli piace quello. Oppure ancora meglio, andiamo sul Windows Store. Sul Mac ho impiegato 10 minuti per fare questa operazione. 10 minuti, sono 3 ore che sto dietro Windows. No, certo, adesso devo anche accedere con il mio account solo per scaricare due software essenziali. Io credo che nessun sistema operativo mi faccia avvelenare quanto Windows. Just a moment che si trasforma in 10 minuti, ma poi si blocca. E adesso magicamente funziona! Perché? Perché abbiamo dato uno schiaffo dietro la nuca di WSL e adesso funziona. Anche se ha iniziato a scaricare Ubuntu, per qualche motivo ha iniziato a funzionare Docker. Ma, mistero della fede. Però è così, Windows, devi accettarlo per com'è, anche se io preferirei sopprimerlo. Vabbè, finisco di installare questa immagine di Ubuntu, riavvio il sistema, riavvio Docker e scarico la prima immagine e finalmente avremo Docker funzionante su Windows. Ok, ti chiederò username e password, io ti darò test. Test. Come al solito. Ok, abbiamo riavviato il computer, proviamo ad avviare Docker di nuovo. Ok, adesso funziona. Docker, pull, topia, www. Ok, ha finito di scaricare l'immagine. Come abbiamo già detto, abbiamo le immagini che vengono scaricate, sono abbastanza standard, sono quelle che troviamo da DocHub, possiamo anche caricare le nostre. Poi dalle immagini abbiamo delle istanze che vengono chiamate container, che a tutti gli effetti lanciano applicativi. Diciamo porta 80, va.
Container name, chiamiamo test. Run. Allow. Ok, e abbiamo lanciato il nostro container. Adesso è live, ma ci sono altre problematiche che dobbiamo risolvere. Come qui vediamo che l'host name di MySQL non è stato settato. Questo è un problema specifico di questa immagine di Docker. Proviamo ad avviarne un'altra. Stessa cosa. Questa poi la rivedremo in un tutorial successivo per vedere meglio come funziona la Burp Suite. Quindi, se vogliamo fare il pull dell'immagine di, ad esempio, Ubuntu, potremmo fare docker pull Ubuntu e scaricherà così le immagini. Dall'immagine creeremo i container, cosa che può essere fatta anche da linea di comando e ci permette anche di avere altre opzioni, ma vedremo i volumi, l'esposizione delle porte e molti altri aspetti della gestione di anche più macchine contemporaneamente di Docker in video futuri. Per il momento in questo video ci limitiamo semplicemente a installare Docker, scaricare le immagini, avviare in una maniera molto semplice container, ma vedremo che nei prossimi video in realtà per fare cose più avanzate non è in realtà troppo difficile. Siamo molto vicini, sarà un'altra oretta di materiale e saprai in sostanza l'80% di tutto quello che devi sapere per riuscire a usare Docker. Ok, ha finito Ubuntu. Abbiamo anche questa. Non ci sono porte esposte a questa immagine, semplicemente Ubuntu senza grafica di interface, cioè senza interfaccia grafica. Niente, e non ci permette di accedere direttamente al container. Questo lo risolviamo da linea di comando, cosa che vedremo più avanti. Docker run detach it. Vediamo qui che ne ha creato una nuova ed è in running, ha dato un nome casuale e vedremo come sia importante utilizzare questi comandi, lanciare questi comandi tutti da linea di comando. No, questa è una semplice immagine di Ubuntu. Bene, per questo video molto introduttivo di Docker abbiamo chiuso. Questa è stata un'introduzione a Docker molto veloce, forse incasinata, perché ovviamente qualcosa deve sempre andare storto, ma se abbiamo pazienza e facciamo troubleshooting, possiamo riuscire appunto a risolvere qualsiasi tipo di problema con la pazienza e con la rabbia, come al solito. Più avanti tratteremo gli altri aspetti della gestione dei container, come i volumi e la composizione del Docker Compose. Tutte queste nuove nozioni di Docker ci permetteranno di mettere su un'architettura per fare sviluppo o per mettere su dei servizi vulnerabili che potremmo attaccare. Quindi rimani sintonizzato per i prossimi video e ci vediamo alla prossima. Grazie e arrivederci.